che non niente con le Carbon X, sicuramente. Forse ci puoi anche camminare sul lago con questo gommone. Ci sono design di scarpe tradizionali che sono adatte alla maggior parte di noi. Poi ci sono anche scarpe innovative. In effetti, qualche mese fa, Oka ha rilasciato sul mercato mondiale quelle che si chiamano Ten Nine, una scarpa da trail con una forma affusolata che aveva il grande vantaggio di permettere di correre in maniera efficace in discesa. Sappiate comunque che la casa californiana non aveva veramente intenzione di venderle, in effetti il prezzo di vendita era fissato a 250 dollari, ma di usarle come veicolo di marketing, e in effetti molti di noi le hanno viste sui social network negli ultimi mesi. È un po' la stessa cosa che succede nel mondo tech con Samsung, che proprio in questi giorni ha annunciato di aver prodotto il Fold 2, il primo sistema e la seconda versione di telefono apribile, che in effetti viene visto come uno dei principali strumenti innovativi di questo momento, che però viene venduto a 2000 dollari. Nessuno ovviamente pensa di comprarlo, però sappiate che questa strategia, secondo me, dal punto di vista marketing, funziona davvero bene. E poi c'è anche la Clifton Edge. Una scarpa a metà strada tra la prima Clifton del 2014 e la Clifton più leggera, ad eccezione appunto del primo modello, le Ten Nine per la forma affusolata, le Rincon per la leggerezza e le Carbon X, tutti i modelli che abbiamo recensito nei mesi scorsi. Sono invece relativamente diverse rispetto alle Clifton 6, ma anche alle Clifton 7 che recensiremo nelle prossime settimane. Veniamo comunque alle spec. Sono 252 grammi, una scarpa davvero molto leggera, soprattutto per un volume così importante, drop 5, 30 mm nel tallone, 25 mm nell'avampiede, scarpa che ci è stata fornita da Running Warehouse. In effetti, se volete, qua sotto poi troverete un codice sconto che vi consentirà di comprarle a un prezzo più ridotto. Per quanto riguarda la tomaia, è una tomaia molto leggera, intanto vedo a distanza il mio famoso coniglio, ha un filato in TPU sulle parti laterali ed ha un mesh che secondo noi risulta indistruttibile rispetto alle versioni precedenti che, almeno le prime, tendevano a rompersi dopo 600-700 km. La conchiglia invece abbastanza imbottita consente in effetti di correre a lungo, soprattutto per chi pensa di utilizzarla per svolgere i lunghi domenicali. Il tallone steso e affusolato aiuta sicuramente i tallonatori a correre e ad avere una rullata particolarmente efficace. Per altri, soprattutto per chi corre di avampiede, probabilmente un orpello fondamentalmente non necessario. A livello di intersuola invece hanno un materiale in eva rimbalzante che nei nostri test si è dimostrato in effetti davvero rimbalzante, al punto tale che l'oscillazione verticale mia e di Andrea è superiore rispetto a quella di un modello di altre marche, ma anche la lunghezza del passo tende a aumentare rispetto a quella di altre scarpe che abbiamo testato nelle ultime settimane. Da questo punto di vista sono meglio delle Carbon X o delle Rincon? Se siete interessati, nelle prossime settimane sappiate che svolgeremo un confronto analitico, quindi se volete iscrivetevi al canale, perché questo vi consentirà di avere in anteprima i nostri confronti, permettendovi di stabilire analiticamente come le scarpe si sono comportate da questo punto di vista. Per quanto riguarda la suola abbiamo sicuramente due considerazioni da fare. In primo luogo, sia sulla parte anteriore sia sulla parte posteriore troverete una suola piuttosto ampia rispetto a quella di altre scarpe simili, cosa che consente in effetti di avere un comportamento nella corsa particolarmente stabile. In secondo luogo, la suola sulla maggior parte della superficie ha una gomma particolarmente morbida, ciò significa che la scarpa sarà molto più leggera, in effetti pesa solo, come dicevo, 252 grammi, ma al tempo stesso, a secondo del vostro modo di appoggio, troverete un'abrasione particolarmente pronunciata proprio dove appoggiate. E voi mi direte, questo è un impatto visivo? Sicuramente sì, dopo 100 km troviamo che la scarpa è particolarmente lisa, ha un impatto sulla performance? Molto probabilmente no, nei nostri test sembrerebbe che le performance di corsa, le dinamiche, famose dinamiche di corsa, sono praticamente invariate rispetto a quanto avevamo visto quando correvamo all'inizio con la scarpa nuova. Chiaramente il discorso si fa abbastanza complicato per il grip, una suola particolarmente lisa non facilita ovviamente i cambi di direzione. Per me che corro di mesopiede la scarpa è davvero eccellente, vediamo però cosa ci dice Andrea dal campo di Garbagnate. Buongiorno Andrea, sei pronto per partire per le vacanze? Ciao Max, prontissimo, domani ultimo lungo, poi si parte. Abbiamo appena recensito le Carbon X, cosa ne pensi di queste Clifton Edge?
che non c'entra niente con le Carbon X, sicuramente forse ci puoi anche camminare sul lago con questo gommone, più a contatto col terreno, secondo me almeno quella è la sensazione, è molto più secca, più dura. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Guarda, secondo me al contrario della Clifton 6 è una scarpa più per runner leggeri, quindi starei sotto i 70 kg, 75-70 kg, e runner abbastanza veloci e dinamici. E per quali distanze le utilizzeresti? So che le Clifton 6 le avevi indicate come adatte per l'ultramaratona, queste per quali distanze? Guarda, queste qua non so se ci farei neanche un lunghissimo per la maratona, mi stancano abbastanza, non è una scarpa che fa impazzire per il mio modo di correre, quindi è una scarpa che al massimo userei nelle uscite lente da 14-15 km. Il tuo amico però invece ritiene che siano comunque Questa valide. qua è una scarpa alla Milani, la tipica scarpa alla Milani, abbastanza secca e relativamente poco ammortizzata rispetto alle altre Clifton. E invece cosa ne pensi del battistrada? Abbiamo visto che ha una pianta molto larga, cosa ne dici? Allora, la pianta è larghissima, sento comunque il piede andare verso l'interno e il battistrada mi fa abbastanza paura perché dopo 80 km si era già abbastanza liso, quindi al contrario delle Rincon che le avevo portate 200 km e poi incominciava il battistrada, quello più morbido, a scarnificarsi, queste già vedo che stanno perdendo abbastanza da subito. E invece ho visto che hai fatto un ottimo giro in pista, addirittura 3 al chilometro. Cosa ne pensi della velocità di questa scarpa? L'hai visto in diretta praticamente. No, in effetti correre forte mi è uscito abbastanza naturale. Non la userei comunque per fare dei lavori lunghissimi, forse per fare delle variazioni di ritmo, però sì. E a livello di stabilità della scarpa stessa, cosa dici? Ti ripeto, la scarpa è sicuramente stabile perché è bella larga, però sento comunque il piede andare verso l'interno. Ho paura che mi faccia lo stesso scherzetto che della Clifton e della Rincon di qualche piccola fiacca all'interno del piede. Poi nel montaggio vedremo in effetti se è stabile anche a livello di Runscribe, li hai testati, quindi lo vedremo. Ecco, quello lo vedremo poi. A livello di intersuola, cosa ci puoi dire? Rispetto per esempio alla Carbon X, che sensazione hai avuto? Guarda, ti dico rispetto alla Rincon perché la Carbon X, io dico sempre che è una Rincon con la piastra in carbonio, sono sicuramente meno morbide e sembrano quasi più pesanti. Non sento neanche la propulsione che mi dava la Rincon, quindi è proprio diversa come intersuola secondo me. È un pochino più tosta, diciamo forse per fare i lenti, più adatta per fare i lenti che per fare i lavoretti un pochino più brillanti. Credi che chi corra di mesopiede o per chi fosse un tallonatore dia dei vantaggi diversi rispetto a te che sei un corridore tipicamente di avampiede? Forse chi corre di tallone ha tanta ammortizzazione dietro come tutte le oca, quindi potrebbe essere che sia un buon vantaggio rispetto a me correre di avampiede. E invece a livello di numero sappiamo che questa scarpa costa di listino 160 euro, cosa ne dici? Allora, questa qua è un 27 centimetri, io metto di solito un 27 centimetri e mezzo, appena messa ho detto veste abbondantissima, forse prenderei un 27 centimetri, dopo correndo però ho sentito che anche in avampiede c'è una specie di conchiglia come sul tallone che mi dava fastidio, quindi rimarrei sul numero abituale. E invece per quanto riguarda la forma del tallone, che cosa ci sai dire? Guarda, queste conchiglie qua che già Nike con la 36-35 aveva iniziato a farle così, all'inizio quasi non mi danno fastidio, dopo secondo me un po' mi scappa via il tallone, preferisco delle conchiglie un pochino più dure io. Ovvio che chi ha problemi di tendine d'Achille forse questa cosa lo salva un pochino, anzi sicuramente. E secondo te quali sono i punti di forza e di debolezza di queste Clifton Edge? Beh, punto di forza forse che la posso usare dalle variazioni fino al lento, quindi è una scarpa abbastanza versatile. Il punto negativo secondo me è davvero la suola, il battistrada che si consuma, non c'è della gomma un po' più dura e quindi si consuma davvero presto. E invece a quali scarpe simili le paragoneresti? Mi ricordano molto le Freedom ISO che non abbiamo recensito ma che ho usato io e
L'intersuola è così, abbastanza duretta e comunque relativamente percorse brillanti. E invece quando testeremo le Clifton 7? Guarda, le Clifton 7 credo quando ritorneremo dalle vacanze. Ho visto che erano già uscite, avevo già adocchiato un modello che pensavo fosse da donna invece da uomo, quindi non ho neanche la scusa e credo che prenderemo quelle. E infine, ultima domanda, mi hai fatto da pacer per il personale sotto sui 10.000, sotto i 33 minuti, com'è stata l'esperienza? Ma ormai sono un pacer d'eccezione, già con Sara avevo fatto da pacer a qualche mezza maratona italiana, ormai sono abituato, anzi mi do un bel 9,5 per i passaggi, praticamente tutti a 3,17. E oggi non è stata una giornata fortunata, infatti ho diviso in due pezzi il pacer-raggio. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, se vi è piaciuta la recensione apprezzerei che vi iscriviate al canale. Sappiate comunque che nei mesi scorsi con Andrea abbiamo realizzato parecchie recensioni Oka, se volete le potete trovare qua sopra. Per oggi è tutto, sappiate che nei prossimi giorni continueremo con recensioni di scarpe, per ora stay strong. Ciao, alla prossima.